Ragazzi, contro due califfi. Questa è dura. Allora, analizziamo al solito la mappa. La mappa è questa, è enorme, ragazzi. I soldi mi sa che sono diversi, eh. Il computer ha 4.000 e noi soltanto 2.000. Quindi la strategia di prima non possiamo adottarla. Però in compenso, ragazzi, possiamo sfruttare tanta ma tanta mappa noi. Tutto questo lato, queste riserve. Se noi riusciamo a creare un limite qui, che comunque loro possono sbarcare dalla nostra parte soltanto da questo guado, il gioco è fatto. Quindi basterebbe posizionare diverse torri qui, magari due. Il gioco è fatto. Anche se giustamente qui dovremmo un po' proteggerlo con un grande muro per recuperare questa risorsa di pietra. Altrimenti dovremmo direttamente optare per andare a raccogliere la pietra lontanissimo. Ovviamente tutto va a discapito del tempo. La risorsa ad arrivare qui ci impiegherebbe giorni. Allora, potresti portare Banished. Allora, Banished, che lo trovi anche sul mio canale, Rico, è un bel gioco. Da molto tempo che l'ho abbandonato, pure quello, purtroppo, a trovarlo il tempo per poter portare tutti i giochi alla conclusione, ragazzi. Però è un gioco interessante, perché comunque parti da dai popolani. Vabbè, comunque, ragazzi, è un classico survival strategico. Vado a mangiare e torno. Buona partita. Ok, Checco, ci vediamo dopo. Buona magnata. Allora, ragazzi. Allora, strategia, ragazzi, io preferirei subito partire con il posizionamento di due torri qui. Anche se, ok, devono arrivare ancora le risorse. Allora, vediamo un po'. Se posso. Non si possono posizionare le strutture durante la pausa. Quindi dobbiamo farlo per forza in live, come è giusto che sia, ragazzi. Qui facciamo il nostro granaio. Io sono un patito, ragazzi, della gestione. Quindi mi piace molto essere pignolo nei muri, nel studiare. Sono anche molto fissato con la simmetria. Quindi i castelli vanno posizionati a tot quadratini di stanza. Sono un po' particolare. Però comunque non opterò questo durante la live. Altrimenti una live di Stronghold durerebbe almeno 16 ore. Ed è anche poco. Ah, devo salutare Sneaky Eggplant, che mi ha mandato il follower, che non era in live, quindi grazie amico per il follow. Allora, torniamo qui in partita. Per prima cosa dobbiamo subito potenziare con degli arcieri. Anche se vorrei fare sfruttare questo legname qui. Partita in corso. Subito a piazzare 4 taglialegna qui, poi capanna. Quattro, ragazzi. Serve del legname. E quando mai che serve del legname? Ok. Subito a torre. Ne farei una soltanto, ragazzi, però optiamo per farne una qui. Speriamo che mi bastino le risorse. Così. Sì. Vado. Andiamo a fare subito un'armeria. Loro possono salire qua sopra. E presto inizieremo a sfornare i nostri arcieri. Questo facciamolo qui. Poi man mano, ragazzi, sposteremo anche le strutture. Grazie Cesar, siamo in 4 per il feed. Grandissimo. Naomi dice purtroppo non si può mettere like sulla live. Peccato, dici. Chissà perché quando parla sempre Nau mi sembra così tanto ironico, madonna.
Perché? Perché mi fai questo? Andiamo a fare un meleto, ragazzi. Se ci entra, se troviamo spazi. Qui non è Sono le possibile, risorse mio più signore. veloci. Qui non è possibile, mio signore. Quindi, più ne facciamo, meglio è. Questa è la. Belle case, ragazzi, le faccio qui. Faccio due. Adesso ci attaccheranno, eh. Batti Toretto se la ride perché Toretto conosce bene chi è Nau, quindi. E vabbè, che dobbiamo fare, ragazzi? Ci dobbiamo convivere. Iniziamo a estrarre la pietra. Anche se presto verremo bombardati dalle frecce del nemico. Anche se devo dire che. Anche loro stanno un po' perdendo del tempo, per cercare di estrarre più risorse. Sono bastardi questi che iniziano a darti fuoco tutto. Ti danno fuoco al castello. Nao dice, Toretto, giocheremo di nuovo a Shogun 2 domani, preparati. Eh sì, ragazzi, divertitevi con Shogun 2. Io per questa settimana lo salto. Dai, con la legna, fate arrivare un po' di risorse. Che devo inserire pure le tasse, ragazzi. In attesa di ordini, servono altre Vai con gli reclute. Siete arcieri, pronti? Ci così ci muoviamo. rivendiamo. Vedete, ragazzi, la pietra già ci fa fatica ad arrivare. Quindi bisognerà almeno costruirne un'altra qui. E poi proteggerla con delle mura. Loro hanno queste torri alte. Potrei utilizzarle anch'io, eh. Allora, ragazzi, io faccio così. Mangano. L'hai posizionato, no? Mangano. Andiamo a fare subito i genieri. Vostra grazia, che cosa possiamo fare? Agli strumenti d'assedio! Certo che c'è il multi su Stronghold. Il mio arco è vostro. Inizio a bombardarlo, riesco a beccarlo. Calcolo portata. Non lo prendo, ragazzi, ma qualche pietra sicuramente arriverà alle loro mura. Sì, come vedete io ho ammazzato un arciere. Il danno arriva. Ok. Farò un'altra torre qui. Come avremo, avremo abbastanza pietra. Per adesso invece facciamo un bel cancello qui. Così vi voglio bloccare l'ingresso. Esattamente così. Anche se non è proprio perfetto, però posso limitare a fare questo. Un po' sgorbio, ragazzi, però. Di certo limiteremo molto l'accesso alle tue truppe, perché ho paura dei, soprattutto degli schiavi, che loro amano dar fuoco a tutte le strutture. Ok, Toretto, ci vediamo dopo, ho da fare. Ok, ci vediamo dopo. Amici, preparati allora anche tu, va bene. Ok. Su questo gioco però te lo dico, ho esperienza da vendere, non è come scontato su Shogun 2. Qui l'esperienza è un po' diversa. È più matura. Ci siamo. Fai così. Ok, non dovrebbero passare in teoria. Poi se passano ugualmente, ragazzi,
Lo scopriremo soltanto vivendo. Cosa da fare uno alle 8 di sera? Cenare? Che dici te? Mio signore? Stai tranquillo che comunque se Gabriele ha qualcosa da dirmi me lo dice, se è annoiato, se non gli piace. Un po' come te. Solo lui è più civile, diciamo. Te un po' sei più schietto a dire le cose in faccia. Un po' del dire sto gioco fa schifo, sto gioco è una merda. Quanto è diverso il discorso. Immediatamente. C'è molta... ci sono molte mele. Dobbiamo recuperare un po' di pane. È la vita, dici, no? Non è proprio la vita. È anche il modo di porsi che è diverso. Ognuno ha le sue scelte. Vabbè, ragazzi, io inizierei invece a pensare a recuperare il ferro. Si trova molto lontano. Quindi ci impiegheranno giornate a portarmelo. Quindi cerchiamo di sfruttarne più piattaforme possibili. Non ci sono le persone necessarie. Lo so che non ci sono le persone per lavorare, ma voglio sfruttarlo più possibile. Non ci sono le persone necessarie per far funzionare questa struttura. Si è finita pure il legname. Presto metteremo le tasse. Non ci sono le persone necessarie per far funzionare questa struttura. Ok, un corrigodoio l'abbiamo lasciato. Faremo tante case. Un quartiere popolare. E adesso inizieremo a fare anche tanti panifici, ragazzi. Per la fame del popolo. Sì, Cesar, Shogun 2 è gratis. Era gratis su Steam. In attesa di altre reclute, sire. Era gratis fino al primo di maggio. Fino al primo di maggio, mi sembra. Forse sì. Servono altre reclute, sire. Infatti, se non sbaglio, io l'ho riscattato in quel periodo. Anzi, dobbiamo parlare anche di Crucible, eh. Crucible, quando uscirà... secondo me spodesterà un po' il ruolo che ha in questo momento Valorant. Quindi vi invito, ragazzi, a tenerlo d'occhio. Uscirà e sarà gratis per tutti su la piattaforma, ragazzi, non mi dite qual è. Però è un gioco di Amazon Studios. Quindi in attesa di New World. Cesar, te lo sei perso te? Mi dispiace. Comunque, su Orca Shop, o anche qui su Instant Gaming, che trovi il link qui sotto, lo trovi a pochissimo, a 2,70€, una cosa del genere. Quindi, non è che ti perdi chissà quale ricchezze. E comunque... è il gioco base, non parliamo dei DLC, non parliamo nulla di tutto questo. Lo giochi da versione base. Ragazzi, sicuramente molti di voi avranno riscattato GTA 5, che sta facendo grandissime vendite. Hanno portato anche crash totali dei server di Rockstar Studios. Giustamente, tutti, avendo avuto la possibilità di scaricarlo gratis, se lo so stragiocato. Come il nemico si sta cercando di riposizionare, ora presto inizierò io, visto che sta arrivando il ferro, di fare le mie spadine e attaccare il nemico. Quante mele abbiamo? Non resteranno lì in eterno, quindi dovrei iniziare a creare i miei fattoria del grano, di grano, ragazzi. C'è un alberello. Quando mai che non c'è legname? Oro
insufficiente. L'oro è finito, mio signore. Ah!